dalla somministrazione di farmaci ai consigli sull'alimentazione. In 9 regioni sono partiti i corsi gratuiti per badanti e familiari di anziani non autosufficienti. Ci dice di più Simone Turchetti. Buongiorno. Buongiorno, tutto bene? Sono Silvia. Io sono Grazia. È un mestiere a tempo pieno quello del badante, ma è un lavoro che pochi sanno fare davvero. Aiutare un anziano non autosufficiente a muoversi o prendersi cura della sua igiene sono le prime difficoltà, per non parlare poi di quando c'è da fare un intramuscolo oppure orientarsi tra i tanti farmaci da somministrare. Per questo la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria ha promosso corsi gratuiti in 9 regioni per la formazione dei badanti e dei familiari. Verrà insegnato come fare un'iniezione, come misurare la pressione, come fare un prelievo per la glicemia, ma anche come muoversi nella complessa rete dei servizi territoriali, come fare delle richieste alla ASL. Viene insegnato l'importanza della reazione degli ambienti, qual è l'alimentazione più corretta per un soggetto anziano. Insegnamenti non banali se si pensa che, del milione di badanti che operano in Italia, ben il 77% è straniero e solo 1 su 7 ha una formazione sanitaria. Imparare i trucchi del mestiere può rivelarsi un prezioso sostegno per chi fa assistenza e soprattutto una tranquillità in più per gli anziani stessi.